quelli colorati all'artistico. Uccidiamolo! Guardate, c'è un ragazzo al linguistico. Uccidiamolo! Perché devo studiare una materia noiosa come storia dell'arte? Studia storia dell'arte e mettila da parte. Perché devo studiare una lingua morta come il latino? Così puoi fare citazioni fighe che nessuno capisce. Tipo? Carpe diem. Tutti sanno cosa vuol dire carpe diem. Verba volant scritta manent. Anche quello tutti sanno cosa vuol dire. Wow, non pensavo di sapere nemmeno queste. Ragazzi, quest'anno faremo una gita a Roma e vedremo le opere di Michelangelo no. e Leonardo. Ragazzi, quest'anno andiamo ad Amsterdam. Sì, ma c'è un motivo. No. Sì. Vado all'artistico così devo soltanto disegnare. Sono un genio. Non ci capisco niente. Vabbè, linguistico, l'inglese lo so già, poi lo spagnolo è amigos, ciao. Ich heiße Frau Müller. Non ci capisco niente. Ragazzi, oggi facciamo matematica! Non mi piace quest'arte contemporanea. Ragazzi, oggi facciamo matematica! Uè, ma che lingua è questa? Ma è giapponese! Watashi no ta shurushimasu! E che vuol dire? Termino il turno e scappo! Quando finirò l'artistico potrò realizzare tutti quanti i miei sogni, potrò finalmente diventare una mangaka e scrivere e fare tutti i fumetti che voglio, saprò disegnare benissimo! Io ho fatto quel disegno, questo. Leonardo, da, perdi! Uscito dal linguistico saprò tutte le lingue del mondo e potrò viaggiare per tutti i paesi del mondo, sarò invincibile! My name is Tomato. And the cat is on the table. Raggiungiamo i 20.000 mi piace per un nuovo versus. Io sono Eleonora e questo era liceo artistico versus liceo linguistico. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale e ditemi qua sotto che scuola frequentate voi e alcuni dei commenti appariranno nel prossimo video. Questi sono quelli dell'ultima volta. Questa era bellissima fan della settimana. E niente, noi ci rivediamo al prossimo video. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video su Facebook, su Instagram, dove volete. E ciao! La mia maglia di Crybaby è bellissima, tiene un caldo tremendo, però è bellissima.